Buonasera, eccoci qui alla serata finale dell'Ischia Film Festival, 30ª edizione. Siamo qui con Leopoldo Mastelloni. Leopoldo, regalaci un racconto tuo personale su Pasquale Squitieri, che purtroppo non è potuto venire qui. Lo so, che non è potuto venire, ha mandato me. Sono onoratissimo perché Pasquale, a parte l'amicizia che ci lega da sempre, da io e Dio, diciamo, ho conosciuto Pasquale al suo primo film. Poi con lui è l'unico regista di cinema col quale ho fatto cinema, perché io ho molta diffidenza del cinema, essendo un attore di natura teatrale. Però con Pasquale ho fatto tre cose importantissime, bellissime. Il primo è Camorra, i titoli di testa, ho avuto modo di recitare con Charles Vanel, grande star, grande divo, grande attore francese. Camorra, poi ho fatto con lui un film per la televisione con Lina Sastri, la Di Benedetto, La Signorina, che è stato venduto in tutto il mondo, mi ha fatto vincere la Grolla d'Oro a Saint Vincent. Poi ho fatto un film inglese, americano, Russicum, con Treat William, Murray Abraham, che aveva appena vinto con Amadeus l'Oscar, e poi tanti altri divi americani, e l'ultimo film di Rossano Brazzi, tutto in inglese. E poi ho fatto con lui l'ultimo, è stato La Veneziana, in forma sperimentale, bellissimo, che in Italia non è stato mai visto, credo, soltanto una notte è andato, con Claudia Cardinale. Sono amico di Pasquale da sempre, ho preparato un po' i guappi nella tutte le ricerche, diciamo, iconografiche. Siamo amici, è l'unico regista che ho avuto in cinema, l'unico degno di chiamarsi tale. E poi questa amicizia, indipendentemente dal cinema, resta, perché lo reputo veramente un grande, grande, grande maestro, e sono onoratissimo di ricevere un premio alla carriera a Pasquale, che meriterebbe molto, molto, molto di più per quello che ha fatto, non soltanto da un punto di vista, diciamo, visivo, cinematografico, ma tutte le sue lotte, i suoi impegni. È stato il capostipite di tanti generi. Il Prefetto di Ferro, per intenderci, ho fatto con lui La Musica nelle Vene nel 72, facevo il costumista, è un primo film sulla droga ai ragazzi, un film bellissimo, molto importante, e soprattutto Pasquale come uomo è straordinario, un grande, grande, grande maestro. E per dirlo io, che quest'anno festeggio il 50° anno di carriera e il 70° di età, devo dire che ho lavorato anche con Dario Argento, ma cinematograficamente è stato straordinario, un maestro, mi ha insegnato tanto, e poi ha insegnato tanto al cinema italiano, e sempre trovo che l'Italia sia ingrata con i veri, veri grandi talenti, grandi maestri. Se troppo pensiamo spesso, che Fellini è morto col desiderio di fare un film, ecco, questo racconta tutto. Allora noi ringraziamo Pasquale per aver mandato te. Grazie Pasquale. E auguriamo di vederci insieme l'anno prossimo. Speriamo, d'accordo. Buona serata, grazie. Viva il cinema. Viva.